Buonasera, buonasera. Qui intanto è già cominciato il clima, anzi continua il clima di festa. Oggi compleanno della Fiorentina, tanti auguri Viola, 90 anni per lei e soprattutto ieri sera è arrivata anche la prima vittoria in campionato in casa contro il Chievo. 1-0, buona la prima anche di Sanchez, parleremo di questo, parleremo di molto altro. Prima una breve revisione dei nostri ospiti per coloro i quali non avessero seguito l'anteprima di Mister Romeo. Cominciamo dalle quote rosa, dalla nostra astrofata Lynn. Buonasera, ben ritrovata. Buonasera. Claudia Calefato. Ciao, buonasera. Protagonista questa sera e donna assai poliedrica, poi capirete perché. Luigi La Serpe. E Luca Rezzoni. Buonasera, di nuovo, buonasera. Allora, oggi è il compleanno della Fiorentina, non è solo il compleanno della Fiorentina, ma è il compleanno anche del nostro editorialista, del nostro Xavier Jacobelli, al quale naturalmente noi rivolgiamo i nostri auguri e come sempre per ogni puntata di Mister Romeo ha preparato per noi l'editoriale che andrà a aprire il nostro dibattito in studio. Quindi subito le parole di Xavier Jacobelli. Notte viola, canta Sanchez. Il Corriere dello Sport Stadio ha titolato così la prima vittoria in campionato della formazione di Paolo Sousa, firmata dal neoacquisto colombiano. Un successo meritato sul Chievo che, non dimentichiamolo, nella gara inaugurale del campionato aveva sconfitto l'Inter al Bentegodi. Un successo ottenuto dalla formazione toscana nonostante i tre infortuni che hanno costretto in sequenza l'allenatore a cambiare l'assetto della squadra stessa. Un successo beneaugurante, un successo corroborante, salutato anche dalle parole molto significative pronunciate da Borja Valero, che come sappiamo è stato a più riprese al centro dell'attenzione del mercato, sia in chiave romanista sia in chiave milanista, così come non sono mancate le richieste dall'estero. Ma questa Fiorentina non può prescindere da Borja Valero, così come la prima impressione suscitata da Sanchez è stata un'ottima impressione, così come Lezzerini, chiamato a sostituire l'infortunato Tatarusano, ha risposto alla grande. Ci sono tutti i presupposti perché la sosta consenta a Paolo Sousa di continuare a lavorare nella direzione che ha intrapreso. È stata importante la reazione psicologica della squadra alla sconfitta maturata nella prima di campionato con la Juventus a Torino, il che significa che questa Fiorentina ha nervo, ha unità di gruppo, ha una determinazione che le consenta di essere protagonista anche in questo campionato. Il mercato chiude il 31 agosto alle 23 e, come gli amici di Mister Romeo sanno, sino all'ultimo momento tutto è possibile. Staremo a vedere, ma certo la vittoria sul Chievo ha festeggiato nel modo migliore i 90 anni della Fiorentina, così come la colletta organizzata dai tifosi Viola per i terremotati ha confermato ancora una volta come il patrimonio più importante, il patrimonio più autenticamente vero, il patrimonio insostituibile della Fiorentina siano i suoi meravigliosi tifosi. Ringraziamo naturalmente Xavier Jacobelli che ci ha inviato il suo editoriale dalla sede del Corriere dello Sport Stadio e di nuovo li rinnoviamo gli auguri di compleanno, tanti auguri Xavier. Ebbene, da qui che parte Mister Romeo, dalle celebrazioni sicuramente più sobrie rispetto a quelle previste naturalmente per ciò che è successo il 24 di agosto scorso, che ha colpito il centro Italia, il terremoto. Celebrazioni comunque importanti, coreografia bellissima della curva Fiesole, grande partecipazione del gruppo, grande iniziativa della società di devolvere l'intero incasso di Fiorentina Chievo ai terremotati, l'unica società in Serie A a aver deciso di devolvere nella totalità dell'incasso tutta la cifra proprio per questa, per i colpiti del terremoto. Forse anche qualcosa di più, perché la famiglia della Valle sta valutando quello che potremmo definire un rinforzino, anche se vabbè, forse diciamo che non è questo l'ambito esattamente è perché della Valle sono stati particolarmente colpiti dal fatto che il terremoto ha riguardato anche le Marche, la loro regione, certo, lo sappiamo, hanno detto da subito, Andrea della Valle l'ha detto da subito, che avrebbero fatto delle iniziative a riguardo, quindi stanno pensando di aumentare appunto un po' oltre l'incasso anche la donazione, e stanno ancora quantificando, a dire il vero, quanto verrà devoluto. Questo ce l'ha detto l'ufficio stampa della Fiorentina
Poche ore fa. Sì. Quindi complimenti alla società viola, ma naturalmente anche complimenti a tutti coloro i quali hanno partecipato con grande entusiasmo andando allo stadio e andando a seguire proprio direttamente Fiorentina-Chievo. Doppio regalo per la Fiorentina, perché festeggiamenti a mezzanotte con tanti ex, valorosissimi ex che hanno segnato per sempre la storia viola, ma prima vittoria in campionato contro il Chievo in una partita che non è sembrata facilissima, visto anche quello che aveva fatto il Chievo la giornata prima con l'Inter. Allora, parliamo un attimo però dell'atmosfera di questa festa, perché Luca, tu hai seguito la diretta del 38 Sport, quindi l'hai vissuta in maniera indiretta, però ti è sembrata una buona risposta dei fiorentini? No, mi è sembrata un'ottima risposta da parte di tutto lo stadio, mi è sembrata ben organizzata, seppur nel clima, diciamo, non voglio dire dimesso, perché la festa c'è stata, il momento gioioso c'è stato, però diciamo nel clima di rispetto per tutto quello che era accaduto, e quindi con la revisione del programma della festa, lo sappiamo, mi è sembrata molto ben pensata, molto coinvolgente anche per tutto lo stadio, perché nella sua coreografia, nell'allestimento dello stadio è stato tutto studiato bene, in ogni posto a sedere sappiamo, no, che c'era la bandierina e più la Fiesole che ha fatto questa coreografia straordinaria. Noi l'abbiamo apprezzata purtroppo soltanto dalla TV, ma immagino che insomma dallo stadio sia stata ancora più bella, così come poi alla fine insomma quella passerella viola, quel tappeto viola, quell'enorme 90 nel centrocampo, quella sfilata dei campioni chiamati una alla volta, sicuramente sono stati momenti molto belli, molto, molto suggestivi, e credo che i tifosi insomma l'abbiano goduta indipendentemente dal fatto che sia stata più o meno pompata nel suo aspetto puramente festaiolo. Chi invece c'era, l'ha vissuta dal vivo, è stato Luigi La Serpe, che era proprio lì allo stadio. Luigi, viverla da vicino, cioè essere dentro lo stadio per questo compleanno? Al di là del fatto che quando c'è stata la passerella, per chi ha qualche capello bianco mi sottoscritto, fa venire fuori tante emozioni, perché comunque ripercorri parte della tua vita, parte della tua storia, e quindi ti ricordi da Antonioni a De Sisti e via discorrendo. La festa è stata bella nonostante appunto sia stato un po', le ali siano state un po' tarpate, ma era d'obbligo. E devo dire che è stato, mi ha toccato moltissimo il minuto di silenzio, perché è stato un minuto di silenzio vero. Cosa che non è facile trovare negli stadi italiani, spesso parte gli applausi o qualcosa. Vero. E invece era un silenzio assoluto fino al fischio dell'arbitro. E questo direi è un messaggio importante. Per quello che riguarda la festa in se stesso, è giusto che siano stati rappresentati i tifosi e tutti coloro che hanno dato qualcosa a questa Fiorentina. L'unica nota stonata onestamente sono stati i fischi per Della Valle. Credo che ieri sera si potesse mettere da parte le polemiche e le critiche nei confronti della famiglia Della Valle e sorvolare. È una minoranza rumorosa, perché la maggioranza dei tifosi della Fiorentina è silenziosa ed è quella che è andata allo stadio, è quella che ha fatto i 20.000 abbonamenti, è quella che crede nella possibilità che questa Fiorentina possa fare qualcosa di interessante, che ieri ha goduto a rivedere tanti giocatori. Ragazzi, quando è arrivato Antonioni lì sicuramente c'è stata la sublimazione di tanti tifosi che sono ancora attaccati a lui e magari non hanno anche visto, l'hanno sentito soltanto parlare di lui, però Antonio è stop. Moltissimi tifosi attendevano appunto un'entrata da re proprio di Giancarlo Antonioni allo stadio. Poi c'è stato qualche giorno fa proprio l'incontro con Andrea Della Valle, un incontro che sembra dovrebbe avere anche un futuro, quindi non si sa come andranno le cose. Naturalmente noi saremo... Forse i Della Valle hanno sbagliato in passato, però a me hanno insegnato che chi si rende conto di aver sbagliato ritorna sui suoi passi e cerca di dare di cambiare qualcosa, secondo me va sempre accettato, e comunque è una dimostrazione di grande intelligenza quando si dice vabbè, forse abbiamo esagerato con questo distacco dalla Fiorentina, adesso invece noi vogliamo viverla e ricordarci anche chi ci ha portato a questi 90 anni. Anche perché il ragazzo... Aspettiamo di vedere che succede prima di dirlo però. Cioè, è vero. Sì, indipendentemente da questo però. Benissimo, ma l'incontro, se siamo a livello di caffè, visito il centro sportivo, facciamo due chiacchiere, non dico che dovrebbe essere la quotidianità per uno come Giancarlo Antonioni, ma poco ci manca. Lui stesso ha detto, beh, il centro sportivo finalmente l'ho visto, quindi ha rimarcato il fatto che dopo
14 anni per la prima volta è entrato nel centro sportivo, a parte che non c'era neanche ai tempi. C'è insomma, tutta una storia dietro. Va bene, c'è tutta una storia, appunto, un incontro ci voleva prima della festa dei 90 anni, che altrimenti senza Antonioni non so quanto senso potesse avere, un incontro ci voleva, c'è stato, fin qui tutto lineare. Da adesso in poi c'è la verifica della possibilità che da questo incontro nasca qualcosa di bello. Speriamo, alzi la mano chi non vorrebbe Antonioni all'interno della società fiorentina. Però è un percorso che in pochi si immaginavano qualche anno fa. Ma diversamente non potevi fare. Non è detto, cioè non è che sei obbligato a festeggiare i 90 anni. Fai la festa senza Antonioni, senza un incontro con Antonioni, quei appunto. Pochi fischi diventano metà stadio, tre quarti di stadio che fischiano. Può darsi. Diciamo che c'erano stati segnali non troppo positivi. E comunque hanno fatto un passo in avanti, va preso questo di positivo. Infatti ti dico benissimo, positivo, un passo. Adesso non diamo per scontato gli altri. Lui aspetta il varco. Il Rezzoni è uno tosto. Aspetta di vedere. Claudia, tu sei fiorentina, tifosa della Fiorentina, però io ho detto che sei anche una persona poliedrica. Vogliamo un po' spiegare perché? Allora, parte qualcuno magari può guardare la televisione e può dire: ma io questo viso l'ho già visto, ma dove l'ho visto? Però sono allora, molto abbronzata. Ti do qualche indicazione. Qualcuno è fallace, cioè non vi indurrà a cogliere l'aspetto che voglio cogliere io, però è una verità. Allora, Claudia è un bellissimo avvocato, è vero? Quindi magari l'avete vista in qualche tribunale, non lo so. Claudia è anche una valorosa ex campionessa di karate, addirittura della squadra azzurra. Sì, di 20 anni fa. Ma... Quindi sì. State attenti tutti qua in studio, qua in regia, Matteo Pelli e social. Io sono buono, perché non do noi a nessuno. Non si scherza con Claudia. Ma Claudia, guardate un po' che cosa ha fatto anche. Vediamo un po' se la regia mi aiuta. Madonna. Giovanni, mi aiuti? Mi aiuta già? Eccolo. Guardatela un po', che cosa stavi facendo, mio, Claudia? Stavo presentando degli spettacoli, tra l'altro molto belli, con dei bambini. Questa era una manifestazione di ballo con dei musical meravigliosi, fatti da dei bambini di Tolfa. Attrice. Quindi presentatrice, avvocato, campionessa, attrice, presentatrice, eccola! Del meteo. Conduttrice del meteo. E poi? No, Dash, vabbè, non si cambia. Testimonial. Ma dove avete trovato queste cose? Cioè, poliedrica, ve l'avevo detto. Sì, è vero. L'aggettivo è azzeccatissimo. La nostra Claudia è poliedrica e fortunatamente per noi una così bella donna è anche una tifosa della Fiorentina, guarda un po'. E quindi da tifosa viola e da Fiorentina doc quale sei, è stata per te onorata. Anche una grande emozione vivere, anche se so da lontano, però certo. Comunque questi 90 anni della viola. Certo, infatti sono onorata di festeggiare insieme a voi questi 90 anni. E poi ovviamente io sono tornata a Firenze da 3 anni, quindi devo dire sono fresca, mi piace anche sentir parlare fiorentino. Mi piace risentire, rivivere queste emozioni, questa veracità, questo modo così. Ma cosa si dice fuori da Firenze? Che dei fiorentini? Sì, della Fiorentina in particolare. Ma della Fiorentina non ne parlano a Roma, per la verità, ne parlano poco. Neanche noi si parla poco. Però secondo me come tifoseria, forse, come forza, come grinta, come veracità si equivalgono. Diciamo insomma, che il tipo fiorentino è proprio particolare, no? Sì. Da sempre diviso in Guelfi e Ghibellini come la città, però è anche molto animato da questa passione evidente in tutto quello che la riguarda. È vero. E adesso noi interpelliamo la nostra astrofata, perché cara astrofata, tu lavori con le date, lavori con i segni zodiacali. Sì, allora, la Fiorentina nasce sotto il segno della Vergine, il 29 agosto del 1926, quindi di solito siamo abituati a parlare dell'oroscopo delle persone, non delle società o comunque non delle squadre di calcio. Invece ti lascio la parola per descrivere un po' quelli che sono i pianeti di questa nostra squadra. Allora, per quanto riguarda la Fiorentina, per quanto riguarda la vincita, il pianeta che mi interessa a me è Giove. Ecco. È quello che dà la fortuna, è il pianeta delle grandi fortune e delle grandi realizzazioni. Per fortuna quest'anno Giove, che è della Fiorentina di nascita, si trova in acquario e avendo di transito Giove in bilancia, che è anche lui un segno d'aria, farà dunque un trigono, sono parole un po' tecniche però,
diciamo che l'energia è molto molto positiva. E se giustamente parlavo alla prima puntata che ci dovevano essere dei cambiamenti, perché ecco, per poter riuscire ad avere la famosa vincita, e quest'anno ci può essere, la Fiorentina comunque sia deve assolutamente rinnovare, cambiare, modificare il suo modo di fare e di comportarsi e di reagire. Se tutto questo è seguito per bene, quindi i primi risultati arriveranno intorno al 27 di dicembre, a questo punto si potrà parlare di vincita. 27 dicembre, come? Cioè, dopo risultati positivi arriveranno. Il risultato di capire se la squadra va sulla strada giusta. Ah, vabbè, cioè, se Sousa mangia il panettone, esatto, raccogli bene, perché nel momento. Se Sousa mangia il panettone oppure no. Bisogna, esatto, spiegare bene il fatto del trigono a Corvino, secondo me. Sì, ci pensate? Che per diventerà trigono, però. Perché dice Alin un'altra cosa, che me l'ha spiegata oggi pomeriggio. Dice che in questo periodo, e lo sappiamo, tra due giorni, tra poco più di 24 ore, che cosa succede? Si chiude la sessione di mercato estiva. Però c'è Mercurio retrogrado, esattamente. Allora, chi se sa un po' di astrologia, ogni cosa che è iniziato con Mercurio retrogrado, e Mercurio governa i segni dei Gemelli, tra l'altro, e della Vergine. Cioè, Mercurio è rimasto indietro? Mercurio è un'illusione ottica, vuol dire che il pianeta avanza e a un certo punto rallenta e torna indietro, è un'illusione ottica. Però diciamo che le energie sono tornate verso l'interno. Questo serve per noi per rivalutare, rivedere, quindi tutto quello che è firmato ora diventerà, non andrà bene dal 22, quindi è un momento molto delicato. Quindi, firmato adesso, quindi ore, ingaggi di ora. Allora ho capito chi è la colpa, no, il girone di ritorno, sì, della Fiorentina, di Mercurio retrogrado. Esatto. Non ci sono problemi, quindi, tanto rallenta tutto. Sono tutti prestiti, perché per cui va benissimo. Va male se Saturno è contro, ma se Mercurio retrogrado siamo fregati. Allora, ripercorriamo un attimo quello che è successo ieri sera dopo la vittoria contro il Chievo da alcune voci molto importanti della Fiorentina. Sentite un po'. Abbiamo preferito poi farlo in toni un po' più bassi, diciamo, senza grande folklore, però la sostanza c'era, la celebrazione ai nostri grandi campioni del passato e questo anche del recente passato. Quindi è un buon auspicio per fare anche, sono convinto, ancora una grande stagione. Adesso rituffiamoci bene al campionato, ci abbiamo 15 giorni per preparare le prossime partite, molto importanti, e sarà un settembre molto impegnativo, però la Fiorentina ci sarà, si farà trovare pronta. Ci tengo a precisare che noi siamo entrati in punta di piedi, come avete visto alla fine, perché abbiamo molto rispetto di chi ci ha preceduto, e le vittorie che hanno ottenuto quelli che stavano questa sera sono veramente molto importanti. È vero che erano altri momenti, altre epoche, però erano sicuramente molto 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 importanti. Praticamente c'era un po' tutta la storia della Fiorentina dagli anni 60 in poi, e quindi è stato molto bello, e credo che un plauso vada fatto alla società che ha organizzato questo evento, molto bravi. È stata una sensazione bellissima ritrovare un bel pezzo di storia viola ed anche quei parenti degli amici che non ci sono più, che hanno reso onore a questa squadra, a questa maglia. È stato bello ritrovare ex giocatori, quelli più anziani, che io facevo le figurine, per gli altri sinceramente li conoscevo da sempre. Festa doppia dunque per il compleanno, ma anche per la prima vittoria in campionato. 1-0 risultato finale, gol di Sanchez. Buona la prima, ragazzi. Buonissima la prima di Sanchez, io non l'avevo visto benissimo contro la Juventus. Faceva parte di Jackson 5 lui, eh? Sì, lui fa parte di Jackson 5, la capigliatura è quella. Però bene, molto bene, si è mosso bene, disinvolto, ha preso in mano le redini del gioco, no? Per usare una perifrasi un po' abusata. Però con tranquillità, con la spensieratezza, no, quasi dei sudamericani, dei colombiani in particolare, ha giocato proprio con leggerezza, ha fatto tutto con grande naturalezza, è venuto anche il gol, non ha avuto neanche bisogno di fare questo stacco enorme perché è arrivato preciso dove cadeva il pallone. L'importante è che abbia segnato, poteva segnare di nuovo con una conclusione da fuori. Peccato per l'infortunio, peccato non sia stato il solo in una serata che per il resto è stata sul campo, secondo me, tutto sommato positiva, bene per un'ora, poi la stanchezza è inevitabile, quindi un po' ha dovuto soffrire, il caldo assurdo.
Senti Luigi, e tu cosa mi dici di Milic? Perché anche Milic insomma ha fatto una buona partita. Allora, devo essere sincero, infatti mi riservo sempre 24 ore per riflettere. E non mi era piaciuto molto, anche perché tutte le volte che c'era da spingere e poteva andare sul fondo e creare un cross o comunque una superiorità numerica sulla fascia, vedevo che era sempre molto trattenuto. Ma era trattenuto da Sousa, che era lui che gli diceva fermo, riparti, ce l'abbiamo proprio davanti. Per cui credo sia stato anche un discorso, lui deve capire un po' come si gioca in Italia, quali sono le metodologie tecniche e tattiche dell'Italia. E devo dire, insomma, ha una bella corsa, ha messo anche un bel paio di cross, perché ha messo un pallone bello per Kalinic, che poi ha provato a girarsi, ma la palla è rimbalzata e poi mi pare ci sia stata un'altra conclusione. Su Sanchez è quello che mancava a questa squadra, cioè un giocatore che a centrocampo sa anche usare in maniere rudi. Poi di, grande entusiasmo. Grande entusiasmo, un giocatore che si muove molto, che poi sì, chiaramente non è... Mi ricorda, per dire, per certi versi, Schwarz della Fiorentina di Ranieri, che era un giocatore che tecnicamente non era qualcosa di straordinario, però si faceva sentire nel mezzo al campo, e lui è uguale, sinceramente è un giocatore molto interessante. Poi sarà da rivedere, ma non è che lo scopriamo noi. Con la Colombia ai mondiali, insomma, si vedeva che era questo ragazzo, questo cesto di capelli in mezzo al campo che insomma era. Siamo fiduciosi. Claudia, ti è piaciuto? Ti è piaciuto Sanchez? Ti è piaciuta la partita, come si è svolta? Insomma, Sanchez, una vittoria. Sanchez, dico un nome che tra l'altro mi ricorda anche un vecchio Real Madrid, Buio, Gordillo, Santillana, Sanchez. Senti, voi che lei, hai capito? Che questi calciatori siano tutti Sanchez. Un po' Ugo Sanchez, vero? Che non è lo stesso, suppongo, perché no. Si parla di Sanchez. Però capelli uguali. Capelli, vero, erano simili. E beh, che dire, ha segnato, quindi bravo Sanchez, ci ha portato a vincere. E poi so anche che ci sono stati tre infortuni brutti. Sì, sì, poi dopo Luigi adesso troverà il report medico. Sì, no, quindi Sanchez è niente di grave. Tutto considerato... Quindi, sì, è stata una partita un po' particolare. Chi però, voglio parlare ancora delle note positive, ha avuto una grande occasione, non l'ha sprecata e anzi è stato un valoroso portiere, è stato sicuramente Lezzerini, numero uno. Sentite. Contro il Chievo ci ha pensato Carlos Sanchez a regalare tre punti preziosi alla Fiorentina, ma non c'è dubbio che anche Luca Lezzerini abbia avuto un ruolo importante nella vittoria contro i clivensi. Il portiere, classe 1995, alla seconda partita al Franchi in campionato dopo quella contro il Frosinone della scorsa stagione, si è fatto trovare pronto quando è stato costretto a sostituire l'infortunato Tatarusano poco prima della fine del primo tempo. Inizialmente ha fatto correre un brivido di paura ai tifosi con un'uscita a vuoto che per fortuna non ha creato danni alla squadra di Sousa. Col passare dei minuti però Lezzerini si è messo alle spalle la tensione e l'emozione dell'esordio stagionale, dimostrandosi sempre sicuro nelle uscite e miracoloso in alcuni momenti della gara, come al 53esimo quando si è reso protagonista di un bel intervento su Meggiorini. I tifosi e i giornalisti lo hanno promosso, anche Sebastian Frey, non uno qualunque, ha incoronato il giocatore romano. Buona la prima dunque per un portiere stimato dagli addetti ai lavori, ma che di fatto non gioca con continuità da quando ha lasciato la primavera. Alcuni lo avrebbero voluto mandare via in prestito per farsi le ossa, ma alla luce della prestazione e dell'infortunio subito da Tatarusano, lo scenario per Lezzerini potrebbe cambiare. Nel post partita Sousa ha detto che non ci sono gerarchie in porta, ma se il rumeno dovesse restare fuori più del previsto, non sarebbero da escludere novità tra i pali. Una cosa però è certa al momento, l'ingresso in campo del classe 1995 ha decretato che è lui e non Dragowski il preferito di Sousa. Sarà importante adesso non mettere troppa pressione a Lezzerini, che dovrà continuare a lavorare sodo, a testa bassa, senza distrazioni, come se non fosse successo niente, e se son rose, fioriranno. E complimenti dunque anche al numero uno Viola, che ha sostituito l'infortunato Tatarusano. È stata una partita di colpi di testa, il colpo di testa che ha portato il gol della Fiorentina e il colpo di testa che purtroppo ha ricevuto Tatarusano. C'è intanto il report medico relativo alle sue condizioni fisiche. Sì, trauma cranico per Tatarusano, mentre problemi muscolari invece per Mattias Vecino. E nella giornata di oggi dovrebbe esserci la Vecino
e a Firenze non è andato con la nazionale, ecco, perché si è stirato. E infatti Sanchez è con la nazionale colombiana. Milic invece frattura al naso. Milic frattura al naso e i medici della Colombia dovranno sentirsi in questi giorni con quelli della Fiorentina. Tatarusano, trauma cranico, concussione cerebrale, una settimana a letto. Ecco. E quindi secondo me non è neanche così scontato che possa giocare la prossima. No. E qualora non dovesse giocare ci sarà Lezzerini, c'è Dragoschi. Io penso che la partita di ieri sera ci dovrebbe anche un attimino portare a rivedere la politica dei portieri della Fiorentina, nel senso che Lezzerini è da una vita che c'è. Ieri sera ha giocato, tutti a dire bravo, bravissimo, lui fa parte della nostra rosa, ci contiamo, è un ottimo elemento. Bene, diamogli considerazione, allora è spazio, perché se in prospettiva Tatarusano, non so, penso a fine anno magari finirà la sua esperienza, sì, con la Fiorentina, Lezzerini e Dragoschi dovranno essere forse quelli che si vanno a contendere il ruolo da titolare. Bene, valutiamoli bene. Allora, queste sono ore decisive, come dicevo in apertura, perché manca veramente poco più di 24 ore alla chiusura, di 48 ore, pardon, del mercato estivo, e dunque si aspettano gli ultimi colpi, chi viene e chi va. Naturalmente affronteremo questo tema centrale parlando anche dei possibili arrivi, dei possibili arrivederci e dei possibili naturalmente anche addii. Voi rimanete con noi, adesso c'è la pubblicità, ma Mister Romeo continua. Eccoci di nuovo qua, rigorosamente in diretta con Mister Romeo, rigorosamente su RTV38. Io vi voglio ricordare che noi siamo al canale 15 del Digitale Terrestre, però se ci volete seguire dalle regioni che non sono coperte potete farlo live on streaming sul sito www.rtv38.com e non dimenticate di interagire con noi, perché noi, è vero, noi siamo il motore di questa trasmissione, ma la benzina ce la mettete voi con la vostra partecipazione, quindi su, aprite i vostri social network, Facebook, Twitter, Instagram, scriveteci e potete anche scriverci le domande direttamente a Benedetto Ferrara, perché lo sapete, la terza parte, il terzo blocco di questa trasmissione è dedicato in gran parte alle domande proprio vostre a Benedetto Ferrara, quindi hashtag alla mano, chiedilo a Ferrara e tutte le vostre curiosità cercheremo di esaudirle. Adesso però cerchiamo di centrare uno dei temi fondamentali di queste ultime ore, davvero infuocate, il calciomercato, perché qui è un tourbillon continuo di nomi, chi va, chi resta. Per esempio, uno su tutti, anche molto criticata, la presunta, tra virgolette, cessione, perché ancora di fatto non c'è stata, di Kalinic, numero 9 della Fiorentina. Molti dicono, ma perché cedere un giocatore come Kalinic, che tiene la palla alta, segna, è uno dei pochi a funzionare? Perché il mercato ha le sue leggi, perché la Fiorentina non si può sottrarre alle leggi di mercato. Questo non significa... che 35 milioni sono tanti, che non significa che la Fiorentina voglia vendere Kalinic, cioè credo che la Fiorentina non voglia vendere nessuno, però il mercato non è fatto solo dalla volontà, è fatto anche dal dovere, e quindi magari la Fiorentina deve vendere Kalinic, o meglio, deve vendere probabilmente qualche giocatore che possa far entrare tot soldi in cassa. Se non è Kalinic forse sarà un altro, però Alonso, una cessione, almeno una cessione dolorosa c'era stata prospettata, mi sembra, in maniera abbastanza chiara all'inizio del mercato. Cessioni pesanti, dolorose, non mi risulta che per il momento ci siano state, e quindi può darsi che per Rossi, ma non da è... qui a mercoledì, sì, ma non è stata una cessione pesante, neanche Gomez è stata una cessione pesante. Quindi da qui a mercoledì sera probabilmente un giocatore importante di questa rosa uscirà, forse Kalinic, forse Alonso, sono quelli più richiesti, forse Badel, visto che la Fiorentina sta andando a cercare e a trovare, mi sembra, centrocampisti in queste ore. È arrivato, dovrebbe arrivare Nandez, è arrivato Cristoforo, è arrivato Sanchez, sono tutti giocatori che vanno a ricadere in quella stessa zona del campo, quindi può darsi che alla fine parta Badel. Forse riuscendo a vendere Babacar qualcosina si può spuntare, altrimenti io non credo che Kalinic sia
fuori dal mercato. Credo che nessuno sia fuori dal mercato. Il mercato esiste, il mercato è aperto e ognuno ha un prezzo. Per restare fuori dalle leggi di mercato devi essere il Paris Saint-Germain, deve essere il Barcellona, Real Madrid e fare tu il prezzo. La Fiorentina non ha questo potere e in Italia forse c'è solo la Juventus. E quindi insomma, però su non è che bisogna meravigliarsi se un giocatore viene acquistato. Su Kalinic il prezzo lo fa la Fiorentina. Allora, cioè, qualora partisse Kalinic, sì, mettiamo prezzo, il caso, sì. Si è parlato di altri nomi importanti, si è parlato di uno scambio con Gabbiadini, vicino all'Everton. Si è parlato di un possibile arrivo di Pavoletti dal Genoa. Preziosi ha detto che quale farà, secondo voi tra queste voci è più plausibile? Che Kalinic rimane a Firenze, che parte Alonso, che forse potrebbe partire uno tra Badel e Babacar, se non addirittura tutte e due, per il ragionamento che faceva prima lui, dei giocatori stanno arrivando. Detto questo, c'è questo problema di Jovetic, vicinissimo alla Fiorentina, ma l'aspetto economico è enorme, perché insomma, mi pare prenda quanto? 6 milioni? Jovetic deve prendere 2,9, due mensilità credo siano pagate, dovrebbe prendere sui 2 milioni e mezzo se lui accetta. Per stare quest'anno per a Firenze, si accetta. Non credo che abbia grandissima intenzione di accettare, però credo anche che se non fa così o va a giocare all'estero oppure non so dove si possa accasare. Io dico onestamente, a me Sosa che ha detto lo dovremo inserire poi nel nostro schema, se arriverà vedremo come lo inseriremo, non mi è piaciuto moltissimo, nel senso che Jovetic è come Rossi, non è una prima punta, non è una seconda punta, non è un trequartista, è un giocatore che gioca vicino alla rigore. Ti fermo perché di Jovetic si parla dopo. Ah, ok, allora sto zitto. Chi preferiresti con la maglia della Fiorentina tra Pavoletti e Gabbiadini? Io preferirei Kalinic tra Pavoletti e Gabbiadini, nel senso che nessuno dei due è allo stesso livello di Kalinic. Se deve arrivare necessariamente uno dei due, preferisco Pavoletti, sì, per caratteristiche, perché è più un giocatore, come dire, incline o simile per zona del campo, caratteristiche tecniche, a coprire la parte del campo che scopre Kalinic. Gabbiadini da centravanti è un prestato a ruolo, però in valore assoluto credo che Gabbiadini abbia più talento di Pavoletti. Ecco. E quindi è una scelta difficile, sinceramente non tocca a me farla e neanche la vorrei fare se fossi un dirigente della Fiorentina, perché comunque so che ci andrei a rimettere qualcosa rispetto a Kalinic e non mi piace neanche che Preziosi abbia detto io Pavoletti non lo vendo, sì, perché altrimenti retrocediamo. Chi dice così vuole alzare il prezzo al giocatore, non è vero che non lo vende. Preziosi vende ogni anno 50 calciatori, figurati se gli sta a pensiero vendere Pavoletti. L'offerta straordinaria del Chelsea di Conte per Alonso è un'offerta di quelle importanti, 20 milioni, questa è quella tanta roba, ma per un giocatore come Alonso, poi giustamente chi si mette al suo posto, benissimo, due o tre idee credo che Corvino ce l'abbia, però insomma anche quello è un punto di partenza importante. Comincia a vendere Alonso e ti riesce di piazzare Babacar, riesci a fare quel piccolo tesoretto che ti occorre per fare determinate. Se le cifre vengono confermate, quelle che sono state dette, con questi due prendi 30 milioni? Allora, la stessa domanda la faccio in maniera diversa, parafrasando una pubblicità a Claudia. Quindi, lei lo cambierebbe il suo fustone Kalinic per uno dei due fustoni Pavoletti o Gabbiadini? Guarda, mi associo all'autorevole commento di Luca e questo Kalinic non sa da dare, basta. Quindi, Kalinic, dai, in alto su. Kalinic che qui deve rimanere. Croato qui deve stare. Qua deve stare. Io ho paura a guardarla lei, No, ho paura perché lei parla solo al momento opportuno. Ma questo Kalinic va o rimane? Secondo me va via. Vai. Ecco, vai. Gli entusiasmi finiscono qui. Aspetta, arriva. Ce n'è solo uno che mi piace, se ne era parlato oggi. Gabbiadini o... Non mi ricordo più il Pavoletti. Nome. Gabbiadini. Sì, solo lui. Io parlo non a livello di persona, perché... Parlo a livello di astrologico. Di quadro astrale, sì. E sì, anche sì. Sanchez, Perché c'hanno pianeti in acquario. E come la Fiorentina Giove in acquario, quindi quando il pianeta personale tocca il pianeta della squadra, la esalta e quindi funzionano bene. È una questione di sinastria. Ma la Serpe voleva sapere se Giove davvero porta la pioggia, perché lui ha detto che conosceva Giove. No, è Nettuno che porta la pioggia. E allora? Allora basta.
E allora basta. Nettuno. Siamo rimasti indietro. Basta pontificare. Ma d'altronde, se l'ha detto anche Alin, che dal punto di vista stellare tutto può succedere, l'ha detto anche Carlos Freitas oggi, durante la conferenza stampa. Prego. No, diciamo che la coerenza per il momento è la stessa, di tenere i migliori e di rinforzare la squadra, evidentemente tenendo in conto l'equilibrio sia della squadra sia a livello finanziario. Fino adesso abbiamo cercato di fare l'equilibrio finanziario liberando terze e seconde scelte. Vediamo se siamo capaci di tenere le seconde scelte come fattore primordiale per questo equilibrio economico che c'è anche bisogno. Fino alla fine cercheremo di tenere il massimo per avere la squadra il più forte possibile e l'allenatore contento, evidentemente. Oggi come oggi viviamo tutti in un mondo di sacrificio, ognuno al suo livello si deve essere preparato per fare dei sacrifici costanti nella vita. Vediamo che ci porta questa trattativa, siamo il 29, in 48 ore tutto sarà chiaro. Direttore, tenere tutti, però com'è la situazione di Alonso in questo momento, oggi al 29? Perché insomma anche oggi è insomma un po' su tutti i media si parla di questa offerta del Chelsea. A quest'ora è un giocatore della Fiorentina. Ecco, se lo dice il direttore tecnico Viola, tutto può succedere, ci dobbiamo credere? A livello primordiale. Va di pari passo col livello emozionale di Paolo Sosa questo. Ma non, sì, cioè lui è sincero nel momento in cui lo dice, è sincero, però nel periodo di calciomercato vale un po' quello che si dice talvolta di chi fa politica, no? Che dice la verità solo nel momento in cui lo sta dicendo, poi magari un minuto dopo dice una cosa diversa. Secondo me si torna lì, il mercato ha le sue leggi e non si può pensare che un calciatore per motivi strani venga tolto dal mercato quando potrebbe dare la possibilità a una società di fare un incasso pesante, magari con un sostituto comunque all'altezza, diciamo, delle aspettative della società stessa. Io non ci credo che il romanticismo se ne sia visto tanto nella festa dei 90 anni. Si hanno visti tanti di quei calciatori che magari di romanticismo ce lo mettevano davvero e di attaccamento alla maglia ce lo mettevano davvero. Ma era un altro calcio. Era un altro calcio, altri tempi, altre regole, altri movimenti, ma il fatto stesso che in quegli anni se pensavi che alla seconda giornata le squadre ancora si rivoluzionavano con il calciomercato, qualcuno diceva ma non si fa, ma cosa stai dicendo? Oggi si giocano due partite, poi magari si cambiano 3-4 titolari, siamo in un calcio. Chiaro, oggi come oggi Antonioni non rimarrebbe mai alla Fiorentina. Primo perché il cartellino in quel periodo era della società e c'era un altro tipo di discorso. E poi perché se ammettiamo che noi abbiamo un Antonioni, ti offrono 150, cioè perché questa era la cifra che Antonioni poteva valere. Però anche Totti lascia fare Totti, fa, no, vabbè, ma Totti alla Roma. Sì, ma andiamo a vedere nel consiglio di amministrazione quante volte ha lui. Ma quindi ha un valore anche lui. Oggi come oggi non succederebbe, cioè Antonio andrebbe via per forza di cose, perché per l'ingaggio, per quanto te lo pagherebbero, ci rifaresti la Fiorentina per 10 anni. Sono rari i calciatori che lo fanno, ancora qualcuno c'è, sono sempre di meno, però non mi aspetto, mi posso aspettare tra qualche anno che possa fare un ragionamento del genere Bernardeschi, se lo vorrà fare, Chiesa se lo vorrà fare, non me l'aspetto da Kalinic, non me l'aspetto da Alonso, non me l'aspetto da Badet, perché hanno una storia diversa che non è quella della bandiera della Fiorentina. Poi la Fiorentina ha deciso comunque sia per quest'anno, dunque la versione di Pantaleo Corvino 2.0, dunque il ritorno di Pantaleo Corvino, di puntare anche su giocatori molto giovani. Certo. E anche lo stesso Paolo Sosa l'ha fatto impiegando fin dal primo minuto nella prima partita contro la Juve il giovanissimo Federico Chiesa. Allora spero sia stato una e non una provocazione, ecco, brava, non una provocazione, ma una decisione presa sulla base del merito visto appunto e ottenuto da Federico Chiesa negli allenamenti e anche nella preparazione estiva. Allora, oggi è stata una giornata di visite mediche ma anche di presentazioni. Sì. Perché sono arrivati e si sono presentati anche Salcedo
e la new entry ultimissima insomma, delle ultime ore, Cristoforo. Sentiamo. Bueno, prima che nada. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i presenti per essere venuti qua oggi. E sì, è vero, nella Coppa America passata ho giocato con Rafa Márquez e ho imparato molto da lui, mi ha insegnato veramente tanto. È vero, da quando ho cominciato a giocare in Messico molti hanno visto delle caratteristiche simili tra me e Márquez. Per me è una responsabilità molto importante proprio per quello che ha fatto questo giocatore a livello mondiale, però io sono qui per scrivere la mia di storia e quindi dare il mio contributo a questa squadra per vincere. Bueno, buenas tardes para todos. Sì, buonasera. Sì, so benissimo che la Fiorentina è una squadra molto forte e questo si ritiene sia in Italia che anche all'estero, perché è appunto una squadra importante che ha giocatori importanti. Rispetto al Siviglia sono due squadre diverse con due filosofie diverse, però credo che comunque se lavoriamo bene tutti insieme potremo riuscire comunque ad arrivare molto lontano anche nelle coppe e a far bene. E che dovevano dire di altro Salcedo e Cristoforo? Sono appena arrivati, uno è arrivato con la caravella e l'altro è arrivato ballando la salsa, non scherzi. Sì, però diceva lei, Rosso invece come è arrivato? In macchina. Piccola notazione di... Servizio. No, vabbè, di colore. Grandi movimenti dal Sud America a seguito di Salcedo. Infatti. Sono arrivate inviate dal Messico e oggi addirittura una troupe di italiana ma che lavora per l'ESPN che tu sai perfettamente essere tutti insomma, i giorni sono collegamenti con loro, un enorme network di solo sport, di canali dedicati allo sport statunitense con anche canali in lingua spagnola per la popolazione ispanica in particolare, che hanno seguito da vicino la presentazione di Salcedo e Cristoforo. Allora, no, ora non puoi parlare. La serpe, nei momenti meno basta. Adesso sta per iniziare il momento topico della seconda parte di Mister Romeo. Imparerete a conoscerlo nel corso dei nostri lunedì. Sono le argomentazioni a tempo limitato con il countdown in base alle nostre immagini correlate dai nostri video wall relativi. Dunque, pronti perché in due minuti tutti voi quattro dovete esaurire l'argomento preposto. Sono cinque stasera, vi ho voluto bene, quindi parliamo del primo argomento. Si parla di Stefan Jovetic. Vedete come è titolato il nostro video wall? A volte ritornano, ritornerà, non ritornerà, vi piace? 3, 2, 1, si parte da Luca e via di seguito. Vai, no, Luca. Io faccio partire Luis e poi gli do fastidio mentre parla. Vai, vai. Parti tu. Sì, l'idea mi piace perché è un attacco Kalinic, Jovetic. Non gioca con due punte Sosa. Poi tu interessi. Mi piacerebbe molto, comunque sono tre giocatori che potrebbero alternarsi e è cambiato rispetto allo Jovetic che conoscevamo noi, è robustito, protegge bene la palla. Gioca 5 potenza. Partite? Vediamo. Se viene per giocare 5 partite anche no, nel senso che io spero che arrivi uno Jovetic in grado di giocare. Non mi aspetto che sia lo stesso che è andato via, nel senso che è andato via più forte rispetto di quello che è oggi, non fisicamente perché è più grosso, giustamente come dice Luis, ma... si muove con minore agilità, anche se ha la stessa classe nei piedi, quello ci mancherebbe. Però Sosa non gioca con due punte, quindi resta un po' così appeso, nel senso che forse meglio portargli un centravanti di riserva a Kalinic se Babacar deve partire. Jovetic può fare il centravanti, il falso 9 prestato a ruolo? Non lo so, forse sì, altrimenti se vogliamo puntare anche su Jovetic bisogna cambiare schema. Quindi te non credi ai ritorni di fiamma? No, io non credo che sia semplicemente la minestra riscaldata. Jovetic è un giocatore che ha grandi colpi, grande classe. Non so quanta disponibilità possa dare nell'immediato a livello fisico e di tenuta, perché l'abbiamo visto pochissimo in campo ultimamente, e non so quanto Sosa lo veda in coppia con Kalinic o con un altro centravanti. E a te, Claudia, questa new ma old entry? Ti piacerebbe? Allora, dunque, l'esperienza ce l'ha. Mi pare, no? Quindi se ha l'esperienza e anche in forma fisica, perché se mi dici che si è robustito ed è in ottima forma fisica, mi sembra che questo sia fondamentale per poter giocare,
Riprendiamocelo a casa. Si vede anche dalla posa, insomma. Sì, 2 novembre 1989, data di nascita di Jovetic. Allora rimane. Per me può arrivare, ma dura poco. Non c'è stata. Dura poco. Esaurito l'argomento sul dura poco di Stefan Jovetic. Via col secondo. Allora, lo stadio ha fatto uno striscione tra i tanti, molto bello e anche coreografico, che titolava così: le bandiere, tra l'altro, le bandiere si blindano. Naturalmente il riferimento è a Borca Valero e tutta la questione delle ultime settimane che vedeva Borca Valero in partenza verso Roma. Borca Valero indispensabile in questa Fiorentina, Luca? Borca Valero forte, Borca Valero utilissimo, indispensabile, non c'è mai nessuno. Utilissimo, forte, faro, lui sì, un po' bandiera lo è anche per come si pone, e per, insomma, fa fare i video ai bambini che cantano l'inno, anche solo pensarci non è da tutti, io non ci voglio vedere del maligno dietro, non credo che lo faccia per accaparrarsi simpatia, lo fa perché lo vuol fare, perché è una persona che sta molto attenta a queste cose e perché ama, insomma, toccare anche certe corde dei tifosi. Giusto avergli dato la fascia da capitano, giusto che non parta, la riprova del Roma che passa al turno di Champions, compra Borca Valero, non l'avremo mai, non ci dispiace non averla, anzi no, tutt'altro, però sì, insomma, giocatori così bisogna provare a tenerli, bisogna provare a blindarli, striscione sacrosanto. Lui, Borca Valero, Luigi, ha dichiarato nuovamente il suo amore per Firenze proprio ai margini della partita ieri sera. Ma lo sai, io non ho mai avuto perplessità sul fatto che rimanesse, perché lui ha sempre detto che voleva rimanere a Firenze e lo ha sempre dimostrato, non si è mai tirato indietro, ha dimostrato anche molto attaccamento a Firenze intesa come città e non ultime questi motivi d'affetto che lui ha dato nei confronti dei tifosi e della Fiorentina. E quindi bene che rimanga, è un punto di partenza importante e ricordiamoci che giocatori importanti come lui in altre piazze sono partiti. Vogliamo parlare di Pjanic? No, ma quindi, anche no. Ricordiamoci di chi rimane, perché tante volte sembra aver mantenuto l'ossatura dell'anno scorso sia una cosa scontata, non lo è assolutamente. Sta rubando tutto lo spazio. Sei contenta, Claudia, che rimanga Borca Valero? Ma sai, alla passione bisogna rispondere con passione, quindi l'entusiasmo è la passione. È un diplomatico sì. Sì. È il gong, quindi non voglio sentire Aline. Guardate la sua faccia, interpretatela voi. Inquadratela. Ecco. Rimane o non rimane Borca Valero? Me no. Ma sarete delusissime, io ve lo dico. Aiuto. Quando va via? Aiuto. Non ci sta. Magari lei non dice ora, ma lei dice a gennaio magari. Vabbè, però. Vediamo. Anni magari. Aspettiamo di vedere in corso d'opera quelle che saranno anche le performance di Borca Valero e di tutta la Fiorentina, perché naturalmente lo scopriremo solo giocando il calcio. Andiamo avanti, perché voi avete citato la Roma. Ma la Roma non gli è mica andata proprio tanto bene, Allora, eliminata dalla Champions League, guardate che faccia Luciano Spalletti, eliminata dalla Champions League dal Porto, 3-0, in 9, e poi era in vantaggio contro il Cagliari, si è fatta riagganciare e quindi ha portato a casa un pareggio. Che succede, Luca? Succede che la Roma deve trovare la quadratura. Io sono convinto che Spalletti sia un grandissimo allenatore, uno dei più bravi, e quindi piano piano ci arriverà, però in questo momento una quadratura non ce l'ha, perché ha cambiato tanto, perché ha perso alcuni uomini chiave, perché ha cambiato almeno 3 elementi in difesa di fatto, ha cambiato al centrocampo un giocatore importante come Pjanic, anche se gioca Paredes, che ha fatto benissimo a Empoli e che è bravo, in attacco una squadra fenomenale, ma una squadra che ha sempre i suoi difetti nervosi, l'abbiamo visto, e poi ha cambiato e quindi si deve rodare, non fai rodaggio andando a fare le tournée negli Stati Uniti. Luigi? Ma niente di nuovo, alla fine nella capitale c'è sempre soliti problemi, sia sponda Lazio sia sponda Roma, sempre un po' di nervosismo, grandi attese, poi nel momento magari topico della stagione qualcosa non va. Aver bucato la Champions League è veramente qualcosa di pesante, e tra l'altro si ritroverà in Europa League non essendo neanche testa di serie. No. Un
problema sull'altro, è candidata però a essere una delle squadre che potrebbe vincere anche se non a parziale discolpa della Roma. Il Porto ha una tradizione anche recente importante in Champions. Le italiane hanno una tradizione di grandissime tramvate quando vanno a fare i preliminari, quindi forse bisogna un attimino ripensare quello fuori che facciamo anche a livello di preparazione, fuori che la Fiorentina. Sì, bisogna un po' rivedere un po' forse tutte le preparazioni del... Andiamo dalla e la Claudia che cosa ci dice? Claudia, ma secondo tu che hai abitato a Roma, appunto, mi sono un po' affezionata a questa Roma io, un pochino, ma secondo te è sempre una delle possibili candidate allo scudetto, insieme naturalmente alla Juventus? Mi piacerebbe vederla in casa, un pochino sì, è un pochino di cuore, ce l'ho lì, ho vissuto 15 anni. Meglio la Juve, meglio la Roma, meglio il Napoli? Bello, la Juve, dai. Ghiaccio in studio. Si è sentito, c'è il gong. C'è il gong. Può essere candidata allo scudetto la Roma, sì o no? Penso di sì. Sì, eh? Sì. Ecco, vedi? Ultimo argomento. Chi fa flop, però, è una squadra su dell'Altitalia. Guardate un po' che faccia De Boer. Inter fa flop. Direi che proprio l'Inter. Che succede? Nonostante gli acquistoni che sono stati fatti nelle ultime ore. Vai, Luca. Si sa con quali soldi, tra l'altro, siano stati fatti questi acquistoni nelle ultime ore, quelle dei cinesi. Con i soldi a mandorla. In quale logica? Nessuno. Soldi a mandorla. Sì, io adesso aspetto di capire l'UEFA che cosa vorrà fare con una squadra che fa l'Europa League e che di punto in bianco caccia queste decine di milioni di euro per prendere poi calciatori che non si va neanche a capire bene come si sistemeranno, anche se dall'altra parte non, neanche Frank qua credo abbia capito ancora come si deve sistemare e come debba sistemare la squadra. L'Inter sembra allo sbando totale delle due prime partite, un punto contro due avversari tutto sommato, insomma, che teoricamente dovrebbero essere alla portata. Mi sembra che sia un pessimo esempio del calcio italiano in questo momento in Europa e nel mondo. Della serie, non sempre andare a comprare, buttare soldi può servire per costruire una squadra, e quindi questo qualcosa dovrà insegnare. Tra l'altro mi pare che il problema numero uno dell'Inter sia un centrocampista che dia ordine, che faccia partire la manovra, e quello ancora tutti i giocatori che hanno comprato non lo hanno trovato. È un problema grosso per loro, chiaramente una cosa positiva per la Fiorentina. E c'è sempre Melo, tra l'altro. Quindi, cara Claudia, sì, non è sempre vero il detto chi più spende meno spende? Questo non è sempre vero, sì, certo. Una campagna acquisti, insomma, sicuramente non come quella della Juve, però gli ultimi colpi. No, infatti, precisiamo, per la Juve io intendevo, cioè è bello combattere con squadre forti, vincenti, in questo senso dicevo. Quindi, cioè, perché da agonista io non mi posso non augurare, no, di scontrarmi con chi fino adesso ha dimostrato, insomma, di essere obiettivamente forte. Per quanto riguarda l'Inter, che dire, uno in meno. Un po' meno sportivamente, ma insomma. Inter o Milan? Chi va meglio quest'anno? Per me il Milan. Sorpresone. Sarà contento Montella. Pensa un po', sarà contento Montella, che in sala stampa ha fatto anche una battuta, ha detto forse i cinesi hanno sbagliato. Quindi l'hanno fatta rimangiare anche poi. Chiaro, È di brutto. Ecco il faccione di Montella. Bene. E questo è un po' una cosa che almeno personalmente stride, cioè fino alla fine credo che un allenatore sia un dipendente della società. Qualsiasi problematica loro abbiano, devono parlare in società, all'interno della società. Secondo me non si dovrebbe, poi quello sono problemi di una società che dovrebbe imporsi, come forse ha fatto il Milan. Questi messaggi tramite stampa non è che mi piacciono molto, e devo dire che Sosa e prima Montella lo hanno fatto spesso e volentieri. Ma se la Fiorentina glielo fa fare, quello è un problema della Fiorentina, non è un problema né di Montella e tantomeno ora di Sosa. Da che parte stai, Luca? Montella è una persona caratterialmente complicata ma molto intelligente, e spesso dice cose intelligenti in un ambiente dove talvolta è meglio dire una cosa retorica piuttosto che una cosa intelligente. Ha provato a usare l'arma dell'ironia, non gli è uscita benissimo, soprattutto non ha detto una cosa troppo rispettosa nei confronti della sua proprietà. Gliel'hanno fatta rimangiare e lui c'è stato a rimangiarsela. Sì, sì.
poi ha detto no, sapevo che appunto era una campagna. Credo però che a suo favore vada quel barlume di gioco che il Milan ha mostrato con una squadra che più o meno quell'anno scorso... Okay, scusa, qual è il suo mestiere? Sì, ho capito, ma qual è anche il suo materiale? Ho capito, è quello, vai avanti con quello, sono tutti bravi secondo me a fare l'allenatore con i giocatori straordinari. Allenati, prova a mettermi in campo una squadra. Non credo che Di Francesco abbia chiesto dei giocatori gli siano stati dati quelli. Oddo. No. Oddo. Cioè, questa cosa un po' dovrebbe finire, secondo me, però mi sembra che invece il tecnico, l'allenatore oggi sia il guru assoluto. Vabbè. No, ma io ho detto solo che Montella ha fatto giocare benino il Milan nelle prime due partite, non tantissimo col Torino, ha giocato un po' meglio contro il Napoli, anche se ne ha pesi 4. Queste esternazioni da parte degli allenatori, diretti, stampa, le condividi oppure no, Claudia? Ah, non me la sento mica, sai, da addentrarmi in così un tecnicismo. Ti piace questo modus agendi degli allenatori oppure no? Sì, no. Quindi i panni sporchi si lavano in casa? Sì. Ci sarebbe molto da parlare, diciamo, sugli allenatori, ci sarebbero sui coach, vari argomenti da parlare, cioè, ce ne sarebbero anche troppi. Adesso noi andiamo in pubblicità, ma voi rimanete lì perché Mister Romeo continua e continua con voi come protagonisti, perché ci sono le domande per Benedetto Ferrara. Continuate a scriverci, hashtag chiedetelo a Ferrara. Rieccoci di nuovo in diretta per la terza e ultima parte di Mister Romeo, dedicata al contraddittorio tra voi e Benedetto Ferrara. Vi ricordo ancora una volta l'hashtag attraverso il quale potete scrivere sui nostri social media Facebook, Twitter e Instagram le domande da fare proprio a Benedetto Ferrara. Hashtag chiedilo a Ferrara. Benedetto è collegato con noi da Firenze, io lo vedo in video, credo che lo vediate anche voi. Buonasera Benedetto, ben ritrovato. Ciao Francesca, un saluto a tutti i telespettatori e gli ospiti in studio naturalmente. Devo dire che l'hashtag chiedilo a Benedetto, chiedilo a Ferrara, ha davvero riscosso un enorme successo, perché io devo ringraziare tutti i telespettatori di Mister Romeo, sono davvero, davvero tante le domande che ci sono pervenute, sono tutte diverse tra loro e dunque continuate a scriverci anche adesso che siamo in diretta, perché noi cercheremo di fare il possibile per essere esaustivi. Benedetto, sei pronto? Cominciamo subito con la prima domanda. Ci sei? Bene. Allora ci scrive Antonio da Fiesole. Benedetto, perché ieri sera ci sono stati molti fischi a Della Valle durante la bellissima celebrazione dei 90 anni? Molti fischi non direi, c'è stato qualche fischio, ma è perché c'è una parte di tifoseria, una minoranza che non ama questa proprietà, ma questo mi sembra evidente, non lo nascondono. Però non mi sembra che ieri sera la notizia sia una contestazione. Ieri sera la notizia sta innanzitutto in quello che la Fiorentina ha fatto per le popolazioni terremotate, perché questa è una cosa fondamentale e bella, al di là di ogni retorica, perché è realtà. La seconda cosa è il fatto che abbiamo potuto riabbracciare la nostra storia. Questo vuol dire che un tifoso anziano ha rivisto i protagonisti del suo primo scudetto, cioè del primo scudetto della Fiorentina e del suo. Vuol dire che un bambino piccolo ha conosciuto le facce, i volti e personaggi di una storia che conosceva solo attraverso i racconti del padre o del nonno. Questo vuol dire ritrovarsi e riconoscersi. Poi non era la festa della proprietà della Valle, era la festa della Fiorentina. E vorrei ricordarti che sono scesi in campo i tifosi che hanno portato le loro bandiere. Quindi qualche fischio c'è e si sa anche perché c'è, però non è quello che, come dire, ha segnato la serata di ieri, che è stata una serata importante, perché è stato bello riabbracciare personaggi, emozioni della nostra vita, della nostra storia. Parliamo adesso di Sanchez, ci scrive Marco da Lucca. Quanto ti ha sorpreso questo giocatore? Perché è entusiasta, forte, giovane e scaltro.
meraviglioso, Sanchez è meraviglioso, sembra la copertina di un 45 giri di Soul degli anni 60-70, con quel taglio afro un po' alla Michael Jackson prima maniera o alla Jimi Hendrix. Beh, innanzitutto no, non mi ha sorpreso perché un mediano come lui, che innanzitutto viene dal calcio inglese, e questo vuol dire che è uno che non si tira indietro nemmeno per sbaglio, perché l'intensità è la materia vivente del calcio inglese, e poi viene da una stagione maledetta, perché l'Aston Villa ha sofferto, ha avuto una stagione veramente disgraziata, era praticamente retrocesso già a metà stagione, quindi un giocatore in cerca di riscatto, un giocatore che ha 30 anni, quindi si gioca le sue ultime carte. Mi sembra un'ottima operazione, la gente gli vuol bene anche per quello che è, appunto, è un soul man, nel senso proprio più funky e più ritmico della parola. Quanto vale un attacco Kalinic, Jovetic, Zarate qualora si realizzasse? Ci scrive Giovanni da Viareggio. Sai, purtroppo è difficile parlare dell'attacco senza parlare del resto, perché nel calcio esiste una materia che è la passione degli allenatori, che è l'equilibrio. Un attacco Zarate, Jovetic, Kalinic sarebbe fantastico, il problema è che è difficile che un allenatore scelga questa strada, a meno che non abbia tre, come dire, taglialegna in mezzo al campo. Indubbiamente, come dire, è materia molto creativa, fantasiosa e immaginifica. Però ecco, gli equilibri sono importanti. Di solito chi lavora col 4-3-3, uno dei tre davanti è comunque deve essere votato al sacrificio. E fra quei tre quello si sacrifica di più è la prima punta, è la punta centrale, e questo sarebbe abbastanza strano. Di solito è uno dei due esterni quello che rientra. E tra Zarate e Jovetic, ecco, non vedo due grandi. Vedo due grandi giocatori attaccanti coi piedi, ma non grandi, come dire, uomini di sacrificio, ecco. Via Twitter, Alessandra Marconi: Alonso e Kalinic sono davvero in partenza? Ma sono due casi diversi. Allora, direi che Kalinic a questo punto è diciamo all'80% dovrebbe restare la Fiorentina, perché la Fiorentina cerca di tenerlo innanzitutto, e poi se esiste veramente questa offerta del Chelsea, che probabilmente non è ancora quella che è apparsa all'inizio sui giornali, cioè quei 28 milioni, se è un'offerta di 20 milioni, io credo che Conte sta decidendo adesso come spendere il budget, però ecco, io credo che sia più facile vada via Alonso, ecco, non credo che vada via tutte e due, anche perché se va via Alonso la Fiorentina a quel punto Kalinic, a meno che non arrivino 40 milioni, cioè che De Laurentiis faccia una follia, però mi sembra che il Napoli in questo momento, a stasera, in questo momento sia più concentrato a provare a prendere Pavoletti, cioè un'operazione diversa, insomma Kalinic costa troppo anche per loro, o perlomeno per le loro intenzioni. Monica da Pietrasanta: Lezzerini meglio di Tatarusano, che ne dici, caro Benedetto? Ma guarda, io credo una cosa, credo che in generale la Fiorentina, cioè un portiere non si misura in una partita. Lezzerini ieri sera è stato fantastico, infatti tutti noi gli abbiamo dato 7-7,5 in pagella, perché ha salvato il risultato. Molto istinto, il piede destro ha salvato, perché la porta davanti a Meggiorini era spalancata, è stato bravissimo. Il problema è che la Fiorentina deve trovare il portiere vero, cioè quello che ti porta 6-7 punti a stagione. Lezzerini va misurato in questo senso in Serie A. Tatarusano è già stato misurato, e io ho sempre detto, ripeto, che non è un portiere scarso, non è un portiere che fa la grande differenza di una squadra che vuole vivere tra le prime posizioni della classifica. Io aspetterei sia a esaltare Lezzerini, perché una partita è poco. Detto questo, bravo, applausi, speriamo che questo gli serva per crescere ancora. Io spero che fra questi alla fine venga fuori un portiere di grande livello, quello di cui ha bisogno la Fiorentina. Marco da Firenze: perché Paolo Sosa continua a giocare così, in modo difensivo?
Perché ha paura di perdere gli equilibri, perché vede che questa difesa ha dei vuoti, perché non ha i giocatori ancora, come dire, tutti al 100%, e perché, come dicevamo prima degli allenatori, alla fine c'hai Kalinic, preferisci giocare con delle, come dire, con un trequartista che poi è Borja Valero, che poi rientra in mezzo al campo, e avere le fasce abbastanza coperte, perché secondo me in questo momento la Fiorentina, per trovare equilibrio, deve muoversi così dal suo punto di vista. Io, sai, il mio, ma umile, lo dico così da osservatore, sono sempre uno che pensa che Kalinic è un qualcuno accanto tecnico, che sia per esempio Jovetic, se torna lui, o pensavo con Pepito Rossi in condizione, possa essere veramente con le due punte una Fiorentina più pungente, una Fiorentina più cattiva, una Fiorentina che, anche ieri la Fiorentina ha faticato a trovare la via del gol, alla fine ha segnato su angolo un centrocampista, così come su angolo aveva segnato Kalinic a Torino. Cioè la Fiorentina, diciamo dal punto di vista dell'azione, ecco, fatica molto a trovare la porta, e questo va detto, bisogna trovare una soluzione, perché invece la squadra deve essere più propositiva. Federico da Pistoia: Sosa appare molto demotivato rispetto all'anno scorso, forse potrebbe essere lui ad andarsene a gennaio? Questo lo pensano, cioè io non credo che Sosa vada via a gennaio. Sosa va via se succede qualcosa di, come dire, di un allarme, cioè se si vede che la squadra non gioca, li gioca contro, se lui stesso, come dire, io non credo che si rimetta Sosa, se no l'avrebbe già fatto l'anno scorso, sinceramente. Voleva farlo, poi non l'ha fatto. Io, i rapporti fra la proprietà e Sosa non sono rapporti idilliaci, lo sappiamo, ne abbiamo parlato più volte, però io credo che Sosa deve impegnarsi adesso al massimo per dimostrare la sua grande professionalità, dimostrare l'impegno per la squadra, perché comunque questa non sarà un top club, ma è una signora piazza, una signora squadra, è una signora proprietà. Con i suoi limiti, lo sappiamo, ma anche con le sue, come dire, con lo stipendio che gli dà tutti i mesi e sulla ricerca comunque di stare nelle prime posizioni della classifica, diciamo in Europa, ecco, mettiamola così. Io quello che so, posso sapere, è che la Fiorentina ha messo in conto di potersi trovare ai ferri corti dall'allenatore, e quindi ha già eventualmente un'idea per il futuro. Però detto questo non vuol dire che manda via Sosa domani. Sosa bisogna tifare tutti perché la squadra vinca, faccia punti in classifica e questa questione venga rimandata quando lui finirà il contratto. Nel caso in cui si aprissero dei problemi veri, urgenti, un'emergenza, la Fiorentina saprà come fare. Ci credi al ritorno di Jovetic o non credi alle minestre riscaldate? Giovanna da Arezzo. Allora, sono due domande diverse in una domanda, cioè una se torna e una quanto ci credo io. Esatto. Io credo che tornerà Jovetic perché, sì, Jovetic tornerà perché la Fiorentina è tornata, diciamo, da dove è tornata al punto di partenza, cioè è tornata a lavorare con Ramadani, fa di Ramadani, procuratore di Jovetic, quello che lo portò via e quello che lo riporta, perché Jovetic deve essere... È un giocatore diverso oggi Jovetic di quello che era allora, anche fisicamente. È un giocatore più grosso, è un giocatore meno agile, è più punta e meno, diciamo, fantasista, se mi passi il termine. Era un po' una seconda punta, però può giocare anche in quel modo. Io, guarda, non amo le minestre riscaldate, però amo le storie di chi torna a casa e ritrova lì il cuore che forse aveva smarrito lungo la strada. Senza voler farne una favola edulcorata, devo dire che il fatto che Jovetic, che voleva a suo tempo andare alla Juve, voleva andare in Inghilterra, voleva andare a guadagnare tanto, che era un top player, oggi in realtà per trovare una squadra che lo faccia giocare deve tornare da dove è partito, e io penso che in questo caso il suo sia un ritorno che lo costringe all'umiltà. E secondo me se Jovetic ci trova umiltà e alla forma fisica, può dare un contributo importante anche alla Fiorentina, e se torna io farò il tifo per lui, come è giusto che tutti facciamo, e il fatto che lui conosca i tifosi, conosca questa maglia e con questa sia cresciuto e sia diventato
poi sia andato in Inghilterra a guadagnare il triplo, questo lui conto molto sul fattore gratitudine, perché se è un ragazzo intelligente deve essere grato anche lui a questa maglia, e parecchio. Allora Benedetto, un'ultima domanda e poi ti congedo. Mi scuso naturalmente con tutti i nostri telespettatori che ci seguono assiduamente anche sui nostri social network, che ti stanno scrivendo veramente in tantissimi. Ma non temete, perché io la prossima settimana le conservo tutte le domande che saranno attuali, perciò Benedetto sarà pronto lunedì prossimo a rispondere alle domande di stasera, quelle che non riuscirò a leggere tutte, e anche a quelle del prossimo lunedì o che arriveranno naturalmente in settimana. Ti congedo con quest'ultima domanda e ci scrive Sofia da Firenze. Benedetto, ieri eri allo stadio, qual è la cosa che più ti ha colpito ed emozionato di questa celebrazione, che anche nella sua sobrietà per me è stata stellare? Allora, dal punto di vista sportivo potrei dire mille cose, però devo dire che mi ha colpito molto rivedere Daniel Bertoni. Sai, sono tutte cose legate alla vita di ognuno di noi, no? La commozione del figlio di Giuligno, Prandelli, cioè tutto quanto mi ha commosso. Però Bertoni mi ha commosso, così come la signora Borgonovo. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo e che racconta Firenze, invece non è una lacrima ma è una risata d'amore, cioè d'amore verso la nostra ironia, perché il coro per Pusceddu solo noi a Firenze potevamo farlo in occasione del genere, e la curva è stata, come dire, ha dato un segnale. Così, ricordiamoci che comunque qui intorno è nato Benigni e qui c'è nato Pieralcioni. Noi siamo anche questo, e questo secondo me era bello, citare un giocatore minore, cioè così, però con un coro che ricordava la nostra storia. Detto questo, è stato bello tutto quanto, è stato bello rivedere degli amici, ritrovare delle storie, delle facce, e quello che dico io che è stato bello, veramente, lo ripeto, è il fatto che magari un tifoso anziano abbia potuto riabbracciare i suoi ricordi più belli, e che magari suo nipote con lui abbia visto e abbia, come dire, potuto capire e comprendere questa lunghissima storia, lunga 90 anni, fatta di poche vittorie, ma quelle vittorie eroiche, fatta di non tanti trofei, ma quei trofei hanno delle facce, dei nomi, dei cognomi. E mi ha anche fatto impressionare una cosa che mi hanno raccontato oggi, era il bellissimo rapporto che si è creato tra i giocatori che c'erano magari nel primo scudetto, o i Leone di Ibrox che vinsero la Coppa delle Coppe nel 61, con i figli di quelli che non c'erano più, che erano morti, che magari hanno conosciuto da bambini. Era un rapporto veramente speciale che si è costruito, e queste sono le cose che cementano e raccontano la storia di un amore e di una passione, ed è stato bello per questo, al di là della sobrietà, ricordiamolo, anche della dedica a delle persone che stanno soffrendo in questo momento nel nostro paese per questo terribile terremoto, insomma, che ha ovviamente condizionato la vita di quelle persone in maniera pesante, e ha fatto in modo che la domenica fosse dedicata sostanzialmente a loro. Grazie Benedetto per essere stato con noi. Ti preannuncio che... Grazie a voi. Ti preannuncio, Benedetto, prima di chiudere il collegamento, che la prossima settimana è pausa dal campionato. Mister Romeo andrà comunque in onda e ci sarà un ospite davvero eccezionale. Tu hai detto che è l'ultimo vero portiere recente che c'è stato a Firenze, che ha vestito la maglia della Fiorentina. Ospite di Mister Romeo, Sebastien Frey. Quindi... preparati anche tu. Grazie Benedetto, grazie davvero. Grazie a voi, un abbraccio, grazie a te Francesca, ciao. Ciao. Ebbene, dunque, traslochiamo nuovamente, abbiamo salutato Benedetto e abbiamo dato una notizia importante, perché sì, il campionato di Serie A va in pausa, ma Mister Romeo e tutto il palinsesto sportivo, 38 Sport, il TG Sportivo, Viola d'Amore, bene. Noi non andiamo in vacanza, noi non andiamo in pausa, noi siamo qui. Lunedì prossimo un ospite veramente d'eccezione, Sebastien Frey, negli studi di Mister Romeo. Io sono emozionatissima, sono sicura che lo sono anche qui i miei ospiti. Beh, sarà un'occasione davvero importante, come sempre, per parlare di calcio e per farlo davvero
fuori dagli schemi. Io voglio ringraziare questa sera Luca Renzoni per essere stato con me e anche per il lavoro straordinario che svolge sempre. Luigi La Serpe, direttore di Tutto Viola. Buonasera, grazie. Tra l'altro Tutto Viola è uscito con una edizione stratosferica. L'abbiamo visto allo stadio, ma l'abbiamo visto anche grazie alla nostra Cristiana Gragnoli Bellucci che l'ha mostrato in diretta nel 38 Sport, l'appuntamento c'era della Robbiati, domenica sera. C'era Robbiati, ma lui era appunto ovviamente invitato allo stadio Artemio Franchi. Grazie alla bellissima e poliedrica Claudia Calefato. Grazie anche per la sorpresa, regalo che mi avete fatto. Mi è sempre un piacere, figurati, lo sai che io sono sempre a favore delle quote rosa, come potrebbe essere altrimenti. E grazie anche alla nostra astrofata. I ringraziamenti non sono finiti perché ringrazio tutti coloro che lavorano al di là della telecamera, i nostri registi, i nostri grafici, Stefano per la stupenda sigla, ringrazio anche Marco Zananzi che ci ha concesso le foto per permettere la realizzazione della sigla stessa, e ringrazio in particolare Matteo Pelli, il nostro social media man, colui che si occupa naturalmente di coordinare come Deus Ex Machina tutti i social network di RTV38 e naturalmente del palinsesto sportivo della nostra rete. Ringrazio voi che ci seguite con tanto affetto e che davvero siete molto partecipi a tutte le nostre trasmissioni. A Mister Romeo, all'hashtag Chiedilo a Ferrara, davvero grazie. Un ultimo ringraziamento va al nostro editorialista Xavier Iacobelli. Noi ci rivediamo, come detto, lunedì prossimo, ore 21. Mister Romeo, il calcio fuori dagli schemi. A lunedì e grazie ancora. Buonanotte.